In attesa di una data certa per l'inizio del nuovo anno scolastico, si cerca intanto di capire quali saranno le disposizioni in classe nel caso in cui uno o più studenti risultino positivi al coronavirus. Sulla Repubblica è stata pubblicata la bozza su indicazioni per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. E le polemiche già impazzano. Qualora si individuasse un solo caso positivo, tutta la classe sarà messa in quarantena. E chiaramente una simile disposizione metterebbe a repentaglio il corso regolare delle lezioni. Intanto nelle ultime 24 ore i contagi da Covid-19 sono in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente, 320 rispetto ai 479 di domenica ieri, con 4 decessi. Ed il consigliere del Ministero della Valte Ricciardi getta altra benzina sul fuoco, non è ipotizzabile solo la chiusura di aree con focolai, ma anche che non riaprano le scuole a settembre. Tutto, ha sottolineato Ricciardi, dipenderà dal comportamento responsabile delle persone. Continua dopo la foto, nel documento bozza si legge, ad esempio, che se un bambino o un ragazzo presenta febbre sopra i 37. Cinque gradi deve essere subito chiamato un genitore. A quel punto lo studente sarà messo in una stanza di isolamento, di cui tutte le scuole dovranno essere fornite. Se il ragazzo ha più di 6 anni dovrà indossare la mascherina. Nella stanza dovrà essere presente anche un adulto, a distanza di sicurezza e con una mascherina. Successivamente il genitore potrà portare a casa il figlio, avvertendo il medico di famiglia o un pediatra, mentre la stanza dovrà essere sanificata. Continua dopo la foto, in un secondo momento lo studente dovrà essere sottoposto a tampone e nel caso risultasse positivo tutta la scuola dovrà essere sanificata. La classe, o una parte, dovrà quindi essere messa in quarantena. Procedura che riguarderà ovviamente anche i docenti. E a quel punto sarà inevitabile procedere con la didattica a distanza, che però, come sappiamo, ha presentato nei mesi scorsi diverse problematiche, dal momento che non tutte le famiglie sono riuscite a garantire ai propri figli un PC ed una connessione internet adeguate. Infine, secondo le disposizioni, sarà la ASL a stabilire se e chi dovrà fare il tampone. Continua dopo la foto, lo stesso consigliere Ricciardi, intervistato da Il Messaggero, ha quindi ribadito, non c'è nessuna zona che parte avvantaggiata o svantaggiata. Tutto dipenderà dalla capacità che avranno i territori e le autorità sanitarie di intercettare e circoscrivere i focolai.